Bella ragazzi, eccoci qua con un nuovo video live. Sono tornato anch'io, che sono mancato per vari motivi di importanza imprerogabile. Cioè ero occupato con la mamma di Stefano, ma in verità con lo studio. Infatti se potete vedere la mia barba, ma non potete vederla, sembro Gandalf. Eccoci qui con sto video su FIFA. E ci sono anch'io oggi, sono solo in due. Perché... una cosa intima. Eh sì, perché Stefano è, vabbè. Ok, zio. È a uomini. E stiamo riproducendo il derby di domenica sera. Oddio, stiamo prevedendo il derby di domenica sera. Sì, che sarebbe domani, sperando che questo video salga domani. Sì, infatti. Se Dio vuole. Se Dio vuole, devo volerlo io più che... E finalmente abbiamo iniziato a fare i video. Cioè, almeno proveremo. Insomma, a iniziare, diciamo. Si spera. Si spera. Inizia male. Oh, piatti, partitone anche oggi. Noi non abbiamo mai. Questa è la prima partita su FIFA. Sì, ragazzi, è esclusiva FIFA 13, è uscita da ben 3 settimane. Volevo farla all'inizio, ma poi. Pazzini, inizia la sua cavalcata. Ce l'hai Cassano dentro? Sì, no, non ce l'ho dentro, cioè, ho messo. Tremo qualcosa? Sì. Ah, ma non c'è. Ma che mai la tua tipa proprio si incazza? Wow! Ah, e poi non so se avete visto. No! Sì! Chi è? Chi è? Milito! Il castigatore mascherato! Il suo nome. Il principe, no. Perché non mi viene in mente il principe al momento. C'è un solo principe a Milano, a Milito, altri Boateng. C'è solo un faraone a Milano, faraoni. Poi chi è l'altro? Ce n'erano un po', aspetta. Com'è che erano gli altri? C'è solo. Ce ne sono altri? Sì, erano 4-5, tipo il faraone. Osti. Emanuele Sol. Sei scarso che è. Mamma! Recupero di Samuel. Ma chi è che c'è ancora? Perché è Pazzini che tira al. Lo fa molto lì. Bollera! Sempre stava al tiro. Sono un nigga Milano. È Mudingai. È Mudingai. Ma poi alla fine cosa l'avete. Ma quando l'avete venduto? E certo. Dovrebbe ben vedere. Un nigga mai. Eccolo il mio prezzo. Guardalo, principe tarocco. Sbagliato, Pensieri su FIFA 13 rispetto a FIFA 12. È uguale ragazzi, va bene, sì, hanno fatto finta di mettere la roba del controllo, ma è una boiata. La grafica migliorata. No, infatti, quella proprio no. Infatti all'inizio quando l'hai messo su che stavo guardando la partita che sto giocando con l'Arsenal, ero convinto fosse il 12. FIFA 12. E dai, ma sì, ma perché giustamente, cioè cosa si sbattono a fare magari a... Tanto 70 a, con... euro li possiamo comunque. No, ma non quello, nel senso a creare un nuovo motore... A creare un nuovo motore grafico quando tra 2 anni escono le nuove console. Ma sbaglio. Io qua non riesco a segnare. Va bene. Sì, va bene, Diego. Ha cambiato solo magari... Diego. Niente. No, solo che i commentatori inglesi ti dicono... Fallo. La carriera è un po' cambiata. Modalità carriera è cambiata. Ah, è vero, no? C'è di buono straserio i pre... Oh, che cazzo! È straserio la modalità tipo calciomercato, che finalmente puoi mettere delle contropartite tecniche. Vabbè, si manda la Roma la palla. Delle contropartite tecniche che ci sta. Tipo, io ho fatto la mia carriera col Super Genoa, perché c'è il mio idolo che è Ciro Immobile, fuori gioco. E ecco, e grazie a sta storia qua veramente i giovani salgono veramente, cioè molto velocemente. Nemmeno l'anno dopo l'ho venduto 40 milioni al Barcellona. Ho comprato il Sharawi che ha tipo 88. La Madonna. E parte con 79, mi sembra. Cioè, quindi è anche abbastanza fuori gioco. È anche abbastanza realistico. Cioè, i giocatori giovani che devono spaccare, spaccano. Invece io nel mio caro Milano, cioè, cazzo, adesso. Tra l'altro io ho iniziato la carriera con una squadetta di Bundesliga B. Ah, la tua solita. Dinamo Dresden, quindi ora sto dominando il campionato tedesco. No! Rigore! Ah no! No! Come no! Mamma, arbitro cornuto! L'ho pagato. Voi non mi potete vedere, ma sto facendo il gesto delle manette come Mourinho. Vai Emanuele, sono Urbi, il giocatore dell'anno. Urbi e Torbi. Oh! Bella! Samir Batman Handanovic! È vero che non c'è più Giulio Cesar. È una sega di Giulio Cesar.
Andato. Che squadra è andata a finire? QPR. Queen's Park Rangers. Ma naga. Il naga. Tanto corre. Naga. Il mio pelatone. Ah no, poi non so se avete cagato Facebook, notizia di tipo mezz'ora fa, quindi questo vi spiega a che ora stiamo girando sto video. Stiamo pensando di fare un po' di un qualche maglietta, easy, figa, ma di quelle cioè spaccano. Proprio che ti aprono l'ano, cioè vi fanno drizzare pure i peli anali dall'eccitamento. E io non so, commentate, dici un po' come la vorreste, tanto alla fine la facciamo comunque come vogliamo noi, però vabbè, sai, giusto per avere qualche commentino poi, in più. Magari possiamo. Magari ce la facciamo prima per noi. Sì, sicuro. Così nei. Vediamo. Comunque le vedrete. Poi. Sì, nel primo. Se vi piacciono. Date i vostri soldini. Sì. Scanciate a grana. Poi vabbè, sì, ma sicuramente faremo anche i contest. Come per regalarle via, come fossero caramelle. Non capisco perché io sono qua in attacco con 40 persone. Cazzo, Decilio, dove vai a finire? E non è messo dentro Abate, no, perché Abate è il 12° giocatore del derby. E no. C'è l'Inter che gioca col 3-5. Che stava 3-4-1-2. E la seconda punta è Abate. No, io ho messo. No, Abate c'è, però l'ho messo al posto di Antonini. Ah, Antonini. E che altro dire? Il tiro a giro fa pena qua. Cioè, sì. Prima non so, prima la palla usciva dal campo, faceva il giro della porta e rientrava. Qua adesso. Cioè, evitate. Aspetta di fare perché te sei capace, io no. No, veramente sono quasi ripassato. Aiuto. No, cazzo, cagata. Ho sbagliato, credevo usciva quel figlio di vaccona. Io c'ho Yepes in difesa. Yepes è il corsaro nero. Il barbaro. Altro che te lo sei. Con la sega. Con la grampe. Cos'è quello? Morto. No, ma adesso finisce solo 1-0, che tristezza. Ah, abbiamo già superato il primo tempo. Eh sì. Insegna. Samir. Bello questo. Io, Samir. Io, non Dovir. Sai che fanno il secondo? Di cosa? Di quel. No, malatissimi. E comunque cercheremo di. Ho visto che col troione d'Italia là saranno 9.000 iscritti. Mi sta sul cazzo, ti meno. Se quando ti vedo a Roma ti meno, cazzo. Mi ricordo ancora il video. Sì, quando facevamo le gare che ne avevamo 300. Ah, no, il video quello di Alex Vaz. Alex Vaz, che è il dopato. Il nostro idolo ci ha deluso. Sì, ma dai, uno che la metta dentro di testa, che ho visto. Poi cari, l'ombra di San Siro fa pena, non si vede un'ostrica. Pazzini. No! No! Antonio. Oh, no, Cerino. He's a striker. Ma questo è il momento di Cassano. Questo è il momento incostante. Che cazzo è? Sì, dobbiamo stare nella metà. Cassano. Non c'è nessuno da me. io ho l'imbarazzo della scelta. No, Coutinho mettiamo Alvarez. De Jong. Ah, ce l'avevi fuori De Jong, ma che pazzo sei? È l'unico serio che c'ha in squadra. Avevo messo molto l'io, però è scarsissimo. Sì, al quanto. Ma che brutto è Coutinho, dai, c'è la sua migliore amica. Ma no, poi una cosa che mi sta sulle palle è che quando ci sono i cambi tipo sta tre quarti d'ora a zoomare sulla faccia di un tipo che non me ne fotte nulla. Sì, magari non è neanche quello che esce. Anche il da quando è mio. Anche il Sharawi non ci assomiglia per niente. Forse è quello, cioè, a parte i personaggi, i giocatori principali, gli altri li hanno caratterizzati poco. C'è una sbatta. Minchia, sbatta, no. No, ma come? Gol. No, va a fare in culo. Finirà così? No, dico di no. Ma va a fare in culo, cazzo. Nenzalta, sarà mica un bel gol. Dio polveroso. Adesso è Alvarez di quanto mai. No, scherzavo, sei un figo, Alvarez. Vai, cazzo, corri. Cazzo, adesso ti tolgo. T'ho appena messo, ti giuro che ti tolgo.
Ah no, ma anche la fisica della palla l'hanno. Sì, ah, l'hanno. Sì. Perché l'hanno fatta più pesante. Cazzo! Madonna abbiati! Che faccio? Giocatore, non mi ricordo il soprannome, però vabbè. No, la veranda? No, perché la saga cinesca è Batman Andanovic. Non lì sarà la veranda. No. Su. Mamma mia, chi è Samuel poderoso. Cioè, ma De Jong è appena entrato e già stanco. No. Guaro. Icco Guaro. Guaro, Icco Guaro. Boom. Mamma mia, che giocatore, ragazzi. È troppo. Lo sai che non ho visto Pereira? Se no mettevo dentro Pereira. Non l'ho visto, perché non è dentro? Se no lo mettevo esterno. Ecco. Bello. Non ha nemmeno saltato, proprio detto. Non la voglio prendere. No, non mi piace sta palla, non la prendo. Naga. Puttana. Giapponese di merda, torni in Giappone col barcone. Ed è lunga, altro che andare in Albania. Sì. Cazzo. Sì, ma Dio mi è davvero stanco. No. Che cazzo? Il cassa. Oddio. No, Nasi. Rigore. Abate. L'ho sempre detto io che è il migliore abate. Allora, chi è? Fine. Rigore 89. Minchia. Chi è che ha 92? Chi? Dei miei. 92. Guarda. Qua è lo Guarini. Dove? Guarda, giù. Ah, in piedi. Ah, no, io sto guardando rigore. Ah, non è quello. No, è lui, rigore è l'ultimo. Milito! Diego! Alberto Milito! Dai, che penso. 4-2 come l'anno scorso, mi sa, Cosa sarebbe già stato il secondo rigore? Se vogliamo dirla tutta, perché quell'azione di prima. Bello! Prince sta fermo. Sì, no, comunque 4-2. Magari qua su FIFA finisce 4-2. 8-0. 8-0. Mamma, via. Mamma butta la pasta. Alba, guarda che faccio con Alba. O con Cassano! Oh. Mamma! Antonio! Manda, va sotto la curva e zittisce i tifosi. Se segna Cassano mi deprimo, però. Sì, ma così era forte Recoba. Figa. Anche Van der Meyde. Grandi giocatori dell'Inter passata. L'Inter dei tempi di Francesco Coco, centrale difensivo. Non lo ricordo. Cioè, Coco, sì, quello un po' infinocchiato che stava con una gran gola. Gran passera. Ripetiamo, tenteremo di uscire con più video. Magari, mamma che potenza. Magari con più voci, perché noi siamo concentrati su questo. Mamma! Siamo concentrati su questo. Mamma! Dai, abate. Cassano. Yes, salva la situazione. Tanto ormai all'88 4-2. L'Inter ha divagato. Ma poi davvero, cioè, se, come l'anno scorso, se faceva gol libero magari. No, troppo. Andranno a cagare. Vai, Esharavi. No, cosa sei, De Jong. Vai, tira. Bello. Mi è piaciuto questo. Batman Samir Andanovic. Dai, fischia! L'Inter campione d'Italia! Sì. 9.6 Milito è onesto. 9 Guarini è onesto. Chi è che ha dato 7-2 con la sega di Silvestro? L'ho messo in. Ah, 6 Palazzi appena. Tristezza. Poi c'è di là. Pazzini migliore in campo. 5 De Jong e non ha fatto un ostriga. E naturalmente abbatte insufficiente. Abbiamo finito? Sì, dai ragazzi, abbiamo finito, sono tutte le balle. E mi raccomando la storia delle magliette, perché non fateci far per niente, dai, fate bravi. Ciao belli. Ciao belli.